Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Osteopatia. Leviamo quel sassolino dalle scarpe. Per affrontare questo argomento, ho il piacere di essere in collegamento da Roma con la dottoressa Sieva Durante. Buonasera, dottoressa, e benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Dottoressa Durante, quindi, prima di iniziare a parlare di osteopatia, chiariamo un po' questa questione. L'osteopatia è riconosciuta in Italia oppure no? L'osteopatia nell'ultimo periodo, in particolare nel 2021, è stata riconosciuta nell'ambito proprio delle professioni sanitarie, ma in ambito preventivo. Ci sono qui alle volte, no, delle persone che dicono: ma è una fisioterapia, è una riabilitazione. Ho sentito dire: è una tecnica riabilitativa. Non c'entra nulla, è una medicina tradizionale, si chiama così, cioè una medicina differente dalle medicine classiche che noi conosciamo dei dottori in ospedale, che nasce addirittura più di 140 anni fa negli Stati Uniti. In Italia è arrivata, diciamo, un pochino di anni dopo, diciamo una quarantina di anni fa. E in realtà siamo riusciti da poco a far passare questa legge. Quindi riconosciuta a tutti gli effetti come professione sanitaria in ambito preventivo. Perché sottolineo questo? Perché l'ambito preventivo riconosce proprio un particolare momento, no, dell'uomo in cui prima che avvengano delle patologie, prima che si instaurino delle problematiche più importanti, a livello osteopatico noi possiamo trattare delle disfunzioni. Una parola un po' complessa che vuol dire che fra la fisiologia normale e invece la patologia esistono delle zone un pochino grigie dove le persone stanno male, ma magari il medico, il nostro medico di base, magari ci dice: ma no, non è niente, ma no, adesso passa, oppure le analisi del sangue dicono che non c'è nulla. In realtà la persona soffre, ha dolore. Ecco, qui subentra l'osteopatia, che attraverso una terapia manuale lavora proprio sul corpo. In questo caso, cosa succede? L'osteopata proprio ricerca le cause del problema. Praticamente, quando la persona viene e ti dice: voglio fare un controllo, voglio vedere come sto. Quindi ambito preventivo, oppure ancora succede ovviamente, perché da scardinare è difficile questo concetto, quindi capita spesso che arrivino persone che ti dicano: mi sono fatto male a un piede, oppure ho quel dolore, ho un mal di testa, oppure ho difficoltà a concentrarmi, o ancora delle problematiche più viscerali a livello intestinale, per esempio. Bene, il corpo viene letto come un libro dalle nostre mani, un pochino, diciamo, appoggiamo le mani, tocchiamo i tessuti e a secondo di quello che troviamo possiamo dare indicazioni al paziente se fare qualcosa nell'ambito specifico osteopatico, quindi se possiamo essere d'aiuto. O se magari possiamo avvalerci di altri colleghi, magari ecco, fisioterapisti, una ginnastica posturale per una colonna, oppure andare dal geriatra se c'è un problema più geriatrico, oppure dal pediatra se vediamo che c'è un qualcosa che non ci quadra, per esempio su un bambino, no, ci viene portato per qualche problemino che ha dei piedi o della colonna. Quindi in realtà l'equipe diventa fonte essenziale proprio di crescita e anche di recupero di alcune funzioni che magari possono essere ridotte per anche un trauma che può essere diretto o meno. Ricordiamoci che nell'uomo ci possono essere dei traumi diretti, facciamo un esempio, una distorsione o andiamo a sbattere o tiriamo giù per esempio il garage, no? Il portellone del garage e ci facciamo male. O anche però può essere un trauma emotivo più profondo, un lutto, un evento che magari ci ha traumatizzato come la perdita del lavoro di un figlio e così via. Tutto questo porta a delle alterazioni profonde sistemiche e l'osteopata è in grado, dopo anni di studi, di comprendere e aiutare la persona. Non dimenticandoci che speriamo che nel prossimo futuro si entri a far parte solo nell'ambito virgolettato preventivo, ma comunque per ora ancora lavoriamo anche sulle situazioni vive in acuto.
Quindi, dottoressa, Terza lo slide. strumento di cui si avvale l'osteopata sono le mani? Ecco, questo è uno dei famosi sassolini, no? Perché sì, allora confermo, le mani sono il nostro strumento che legge, che lavora, che studia il tessuto umano. È come un orecchio per noi. Non lavoriamo con aghi, perché ne ho sentito un po' di tutti i colori, poi appunto in quest'ultimo anno e mezzo, avendo anche un ruolo all'interno del registro degli osteopati d'Italia come Probivir, praticamente nel collegio dei Probiviri ci arrivano anche segnalazioni di tutti i tipi. Ecco, allora, non lavoriamo con gli aghi, non lavoriamo con i macchinari, non facciamo mesoterapia, non facciamo massaggi estetici, no. No, no, utilizziamo le mani come strumento per approfondire la lettura e comprendere le cause che possono essere anche a distanza. Ecco una delle differenze, per esempio, del riabilitatore o del fisioterapista più in generale. Il riabilitatore, il fisioterapista in generale, lavora su un segmento corporeo o sulla chiaramente complessità del corpo, ma per recuperare, per esempio, una funzione specifica. Noi invece andiamo a cercare il motivo del blocco, della tensione, del nodo, chiamiamolo semplicemente così, e attraverso però le mani e le connessioni anche vascolari e neurologiche. È una cosa un po' complessa, che ovviamente molte persone hanno difficoltà a comprendere, ma bisogna avere pazienza e spiegare con calma che cosa si sta facendo. Dottoressa, quando lei dice anche a distanza, che cosa significa? Significa che per dire io ho un dolore qui, ma magari non è qui che è da cui parte, ma parte da un'altra parte del corpo, e quindi l'osteopata con le sue mani va a vedere da dove, qual è la causa, da dove mi arriva, il perché? Bravissima, proprio questo. Praticamente, se noi abbiamo un dolore riferito, oppure una tensione, no? Oppure un mal di testa, non è detto che la situazione sia di tensione solo lì, ma magari arriva da una distanza anche lontana. Facciamo un esempio banale. Se iniziamo a camminare in malo modo perché tempo fa abbiamo avuto delle scarpe strette, abbiamo preso una postura, una forma un po' diversa, potrebbe essere che magari l'anca un pochino si blocca, l'intestino a sua volta lavora male, quindi la digestione è più difficile. Insomma, alla fine, per esempio, una spalla si può un pochino bloccare. È incredibile, ma è proprio così. Ma ci sono delle connessioni meravigliose, il corpo umano è stupendo. Ma è complesso ed ecco perché bisogna studiare anatomia, fisiologia, essere di supporto ai medici. La medicina classica non ci deve bloccare in qualche modo, ma dobbiamo collaborare. Io lo dico a tutti gli osteopati, anche ragazzi e giovani che intraprendono questa veramente attività. Lavoriamo insieme perché tutti insieme possiamo crescere, ma ci sono delle connessioni anche profonde. Io lavoro in ambito oncologico e in cure palliative. Dovete sapere che è delicatissima la situazione. E a livello, per esempio, di pazienti che fanno chemioterapia, oppure di pazienti che hanno magari delle metastasi ossee, è difficile poter lavorare. Allora bisogna essere attenti, comprendere il corpo e lavorare magari a livello sintomatico, magari alleggerendo dei dolori, delle tensioni, oppure lavorando per migliorare con la stimolazione, per esempio, una parola difficile, degli organi emuntori, ma già la parola ci fa capire che emuntori vuol dire no, proprio che eliminano le tossine che magari attraverso un buon chemioterapico, magari no, la persona poi riesce a gestire meglio il suo corpo e anche i risultati che ne possono poi conseguire. Dottoressa, quali sono i concetti su cui si basa l'osteopatia? Allora, l'osteopatia nasce da un pochino filosofico anche, dove il corpo è un tutt'uno, corpo, mente e spirito, dove praticamente all'interno del corpo non esiste solo la struttura come noi la vediamo in macroscopico, no? Il braccio, la gamba, ma esistono delle altre cose all'interno, a parte tutti i sistemi profondi. Ma noi uomini non siamo fatti di solo corpo e lo sappiamo.
Quindi bisogna sostenere fisicamente, lavorare anche per esempio a livello somato-emozionale. Voi mi direte, ma com'è possibile? Noi non facciamo gli psicoterapeuti, ci mancherebbe, a noi non ci interessa, per assurdo la parola ha un ruolo marginale, ma il corpo esprime delle tensioni, per esempio ci può essere una tensione forte di rabbia, un blocco a livello viscerale, no? Oppure per esempio quante volte ci è capitato di sentir parlare, ho avuto una scarica, per esempio, scusate un po' la parola così, di arroica, no? Perché ho avuto un esame imprevisto. Dite, ma perché? Perché a livello neurologico ci sono dei collegamenti tra l'intestino e il cervello e le emozioni. Noi lavoriamo su questi sistemi partendo dalla parte più esterna della cipolla, del corpo, fino piano piano arrivare negli anni di lavoro in profondità. Mai a distanza, invece, cosa che ho sentito ultimamente, mi è stato detto che c'era un qualcuno che faceva tipo pranoterapia, cioè da lontano smuoveva le energie. Per favore, rimaniamo con i piedi per terra, siamo degli studiosi, studiamo l'anatomia, ripeto, la fisiologia, la fisiopatologia, perché dobbiamo parlare la stessa lingua di chi ci circonda. Perché se uno mi viene a dire ho preso una distorsione o mi sono fatta male a una spalla, io e il medico, l'ortopedico, dobbiamo dire le stesse parole, se no non ci capiamo. Ma lavoriamo in due modi completamente diversi e nessuno dei due deve scavalcarsi, semplicemente si lavora insieme. Questa è una cosa a cui tengo molto. Dottoressa, come lei prima ci ha detto, spesso si fa un po' di confusione e la maggior parte delle volte si fa confusione tra fisioterapia e osteopatia. Perché si fa questa confusione? Quali sono le differenze invece? Allora, succede questo, che dove si lavora con le mani si collega un po' l'idea del fisioterapista, del massaggiatore, no? Cioè, chi lavora con le mani deve fare qualcosa del genere. In realtà per noi è solo un mezzo di lettura le mani, se potessimo faremmo altro, ma in realtà noi andiamo non solo a lavorare, ripeto, le cause anche a distanza, quindi se c'è da riabilitare un braccio che si è fratturato, ci sarà il riabilitatore, il fisioterapista, che con i macchinari fisioterapista, cioè terapie fisiche, quindi attraverso le terapie fisiche, i macchinari, aiuterà all'infiammazione a sfiammarsi, aiuterà il movimento magari del braccio che si è fratturato a riprendere l'articolarità. Ma poi dei collegamenti, per esempio dei legamenti, dei micromovimenti dell'articolazione, oppure in maniera più ampia delle tensioni profonde, il fisioterapista non lavora, ma è giusto che sia così perché fa altro. Quindi non è una tecnica riabilitativa l'osteopatia. È importante che ci sia questa differenza. Pensate che in America ci sono delle scuole dove il medico osteopata fa anche la parte pratica e diagnosi differenziale con le mani. Quindi, oltre a fare il medico, quindi a dare per esempio i farmaci, facciamo un esempio, utilizza anche la diagnosi differenziale con le mani per dare un'informazione nuova a magari a quell'organo. Facciamo un esempio semplice. Voi sapevate che il fegato o i polmoni hanno dei legamenti, sono collegati con le altre parti del corpo? Bene, se si lavorano queste zone, si ridà mobilità, movimento. Ricordiamo che in osteopatia il movimento è vita. Quindi dove c'è mobilità, la funzione è migliore, a livello vascolo nervoso c'è un miglioramento. È importante questo. Quindi non è una tecnica. Dottoressa, lei oggi già qualche sassolino dalle scarpe se l'è tolto, ce n'è qualche altro che vuole togliersi? Sì, quello che io vorrei proprio dire è questo. Allora, intanto si sta lavorando tutti perché, come qualcuno sa, è stato trasformato dal... Prima io ho fatto 6 anni di università francese qui a Roma, privata, una scuola privata. Poi si è passati a 5 anni, a un quinquennio.
Adesso, chiaramente attraverso anche le nuove discipline che stanno uscendo fuori, triennali, l'osteopatia sarà inserita nella triennale a livello universitario e pubblico statale, quindi è comunque un vantaggio per tanti giovani. Dall'altra parte però, ecco, quel sassolino che forse io vorrei più che altro segnalare, che è un po' fastidioso, ma speriamo veramente di poterci lavorare tutti insieme, è che insieme al triennio, chissà, un giorno potremmo rimettere più due il biennio, no? Post laurea di primo livello. Perché? Perché l'osteopatia è molto complessa. 3 anni possono fare un'infarinatura. Ma non bastano sicuramente, no, per l'eccellenza, per sapere un po' di tutto e un po' di più. Pensiamo, no, al paziente oncologico rispetto al neonato, rispetto alla donna in gravidanza. Queste sicuramente poi ci saranno dei corsi successivi che uno dovrà fare per forza. Ecco, questa è la mia speranza e prima di tutto il sassolino è proprio questo, di dire va bene, stiamo combattendo e ce l'abbiamo messa tutta per far passare questa legge e sono felicissima. Non basta, dobbiamo fare di più, ma abbiamo bisogno di pazienza. Quindi quando mi arrivano anche segnalazioni, non fate abbastanza e dovete fare di più, per noi che abbiamo qualche anno più di esperienza, no? Magari, ma cosa fate? Dateci un aiuto, una mano. Piano, piano. È un periodo storico anche complesso, ci sono stati 2 anni anche di Covid. Cerchiamo di essere tutti un po' più sereni e anche ottimisti, anche a livello osteopatico. Dobbiamo avere... E siamo noi osteopati poi a doverci impegnare per approfondire i temi, a dover approfondire i temi studiando, anche perché adesso ci sono anche degli studi innovativi molto interessanti che vanno proprio a studiare la parte interna della cellula, cioè l'osteopata a livello manuale riesce anche a lavorare su delle zone molto piccole del corpo. E da qui si aprirebbero vari scenari. Sappiamo tutti della tensegrità, del fatto che l'uomo è una struttura che si autoregola e tra strutture più morbide e strutture più dure che conosciamo funziona. In realtà la stessa cosa avviene per le cellule molto piccole all'interno. Esiste proprio una struttura microscopica che lavora nello stesso modo. Allora si pensa che se si migliora questa struttura, a livello anche, parole strane adesso dirò, epigenetico, si possa chissà nel futuro cambiare anche la funzione e così via. Chiaramente adesso non stiamo qui a spiegare cose troppo scientifiche, se no diventa pesante. Però questo sicuramente è un pensiero. Invece parliamo di sassolini, ecco, è questa cosa un po' della sorta di gelosia, la possiamo dire, fra varie figure professionali che non ci devono essere. Ognuno deve fare il suo mestiere. Tutti devono avere come fine ultimo il benessere della persona, che sia in ambito terapeutico, riabilitativo o preventivo. Ognuno deve avere i suoi spazi e quindi bisogna lavorare insieme. Altro sogno, chiaramente, no? È quello poi, chissà, un giorno di far entrare gli osteopati all'interno dell'equipe negli ospedali. Già qualcosa si sta muovendo, eh? C'è il Meyer di Firenze, il Bambino Gesù, insomma, c'è qualcosina si sta muovendo, però chissà, un futuro, magari, no? Con più figure professionali che arricchirebbero, no? Anche la platea di richiesta e di scelta. Perché l'utente ha bisogno di sapere anche da chi andare. Quindi, questo è il mio pensiero. Ce lo auguriamo anche noi, dottoressa Durante. Io la ringrazio moltissimo per essere stata qui e per il contributo che lei oggi ha dato alla nostra trasmissione. Grazie. Arrivederci, è stato un grande piacere. Un saluto al mio piccolo Elio. Arrivederci. Arrivederci e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.